amici del canale Malik Patrick, benvenuti e bentornati qui in questo nuovo video di questa nuova serie di video tecnici. Oggi ricominciamo a praticare, no? Diciamo, stiamo andando verso la fine dell'inverno, quindi anche se il tempo non è il massimo, voglio cominciare a rifare dei video tecnici per alternare anche ai video filosofici, video storici, no? Perché poi ovviamente il canale si occupa anche di arti marziali e non soltanto ovviamente di storia, di filosofia e di quant'altro, per mostrarvi un pochino anche quello che io ho studiato. E farò questa sezione dedicata ovviamente allo Xing-Yi, ok? Uno degli stili che io ho studiato nel mio percorso, che continuo a praticare, che fa parte ovviamente della creazione poi del Kenshudo. Poi quando parlerò di Kenshudo farò dei video a tema proprio sul Kenshudo, che ritroverete molti movimenti dello Xing-Yi, praticamente, perché il Kenshudo prende molti movimenti dello Xing-Yi, non soltanto con le armi come avete visto, perché ovviamente quello si basa anche sulla scherma di Musashi, ma tanti movimenti provengono da questo sistema che è molto molto importante e che mi ha dato tanti concetti, soprattutto ad esempio il principio della linea retta, dell'andare sempre avanti, del cambio di passo, ok, dello scontro con le armi, perché poi le posizioni dello Xing-Yi sono praticamente una postura di combattimento armato, no? Solo che poi viene fatta a mani nude. E oggi andiamo a studiare praticamente l'apertura, ovvero la posizione Santi-Shi. Quindi vi aspetto dopo la sigla, non cambiate pagina di YouTube e ci vediamo tra poco. Eccoci qua amici, benvenuti e bentornati di nuovo sul canale Malik Patrick. Vi ringrazio per essere ancora qui a ascoltare ovviamente questo nuovo video che viene pubblicato questo sabato, dopo ovviamente l'arte della guerra di Sun Tzu, che vi consiglio di andare a vedere se ancora non l'avete visto, perché siamo arrivati al capitolo numero 8 e quindi vi ringrazio ovviamente di cuore per il supporto che date al canale. Allora, prima di iniziare iscrivetevi al canale, questo è un canale ovviamente dove si parla di arti marziali, dove io espongo il mio sistema, ok? Quindi quello che è il Kenshudo Ryu, la scuola della via dell'arte della spada, ma parlo anche di quello che ho fatto ovviamente nel passato, ovvero i sistemi di arti marziali, quali Wing Chun, Xing-Yi, Arnis, ok? Solo che lo faccio in una versione un po' diversa, sempre mirata ovviamente al Kenshudo, cioè che è il mio sistema, perché in tanti movimenti che ho fatto praticamente durante i miei percorsi, i miei stili, poi questi movimenti sono evoluti e hanno dato vita a quello che è il mio sistema, che poi è evoluto secondo una mia personalizzazione, perché poi è come se si vengono a mischiare poi i principi, i concetti. Oggi parliamo ovviamente di Xing-Yi, quindi prima di tutto iscrivetevi al canale e aiutate il canale a crescere, perché è molto importante per la crescita e per l'espansione della comunità. Quindi grazie di cuore a tutti quelli che ci stanno dando una mano. Oggi parliamo dell'inizio dello Xing-Yi, ok, no? Di questo sistema meraviglioso, a cui poi dedicherò un video storico, creato dal generale Yuefei, e poi ci sono ovviamente le ramificazioni, eccetera, eccetera. E andiamo a studiare la posizione d'apertura. Lo Xing-Yi si basa su dei principi molto semplici, quindi andare praticamente diretti in avanti, quindi camminate, ci sono le camminate degli elementi in avanti, e il principio del cambio di passo, ok? A differenza del Pahua, che tende a strutturarsi su un concetto un po' più circolare, ok? Chiamiamolo così. Oggi andiamo a vedere l'apertura dello Xing-Yi, quindi in questo video vi mostrerò la posizione Santi-Shi. La posizione Santi-Shi è una posizione di apertura, ok? Che simboleggia un pochino un soldato in battaglia che tiene una lancia, perché io la interpreto in questo modo, e praticamente inizia così, partendo dalla posizione di attenti, apriamo praticamente raccogliendo la nostra energia, guardiamo tutto intorno quello che succede, scendiamo giù, guardo nella direzione in cui voglio andare, faccio il passo incrociato, guardo sempre dritto, pugni tenuti in un certo modo, quindi dalla parte, per così, come se stessi estraendo un'arma, e poi apro. Questa è l'apertura della posizione Santi-Shi, la prima apertura che io ho strutturato nel mio sistema, perché ce ne sono tre. Iniziamo praticamente col capire l'apertura praticamente del raccoglimento dell'energia. Quando raccogliamo l'energia dobbiamo innanzitutto aprire le mani in questa posizione, ok?
spalle rilassate, guardando prima nella direzione dove indica la mia mano destra, poi guardando in quella sinistra, quindi ci rassicuriamo che tutto intorno sia sotto il nostro controllo. Guardo l'energia, quindi sento spalle molto rilassate, le mani devono portare come se prendessero, praticamente raccogliessero l'energia mandandola verso il nostro centro, scendendo verso il basso. Vado nella direzione dove è la mia cintura, in questo caso perché è il punto dove vengono impugnate poi e foderate le armi. Chiudo i pugni come se afferrassi qualcosa, guardo la direzione dove voglio andare. Nella prima apertura c'è il passo, come vedete qui, mentre faccio questo passo incrociato, quindi il passo incrociato è fondamentale, mando avanti, quindi andando a intercettare un attacco avversario. Nell'intercettazione dell'attacco avversario, la seconda mano, che è quella sinistra, si trova davanti il mio Tantien e simboleggia nella lotta armata il prendere la seconda arma, quindi mi trovo in questo punto. Nel momento del passo la mano va sopra, apre e scendo in posizione Santishi. La posizione Santishi, come avete visto, è una posizione praticamente, come dicevo, di un soldato che tiene impugnata una lancia. Quindi se voi li mettete in questa posizione state perfettamente comodi e puntati verso in avanti per fare i passi, ok? Perché lo Tsingy si basa su dei movimenti, come ho detto, di linea retta. Ora, la cosa importante è capire un concetto fondamentale. Nelle posizioni di arti marziali, un concetto fondamentale per capire se stiamo facendo una buona postura, in questo caso una buona Santishi, è questo: non sentire il corpo. Quindi noi, quando ci troviamo in questa posizione, ci siamo messi in Santishi, se sentiamo il peso del corpo, in realtà siamo in realtà rigidi. Quindi se ci andassero a spingere in questa posizione, che sembra una posizione salda, perché dite, beh, la gamba sta dietro, io sono saldo qui, in realtà verremmo spinti indietro. Mentre per capire come viene studiata a livello energetico questa posizione, bisogna non sentire il peso del corpo, rilassarsi il più possibile. Ora, la parola rilassarsi l'avete sentita tante volte, quindi spesso è confondibile, no? Perché potete chiedermi, sì, ma come mi devo rilassare? Mi devo rilassare mentalmente, eccetera, eccetera. C'è un lavoro biomeccanico, ok? Basato sulla postura e sulla nostra linea centrale, sullo studio dei nostri centrali e dei nostri punti, che sono 1, 2 e 3. Ok? Se noi non rilassiamo questa posizione, saremo rigidi. Quindi che vuol dire? Che se andiamo a tenere un'arma in mano e siamo rigidi, la nostra arma al momento dell'impatto ci rimbalzerà contro, ok? Immaginate voi impugnate un'arma da fuoco quando sparate, c'è una anche lì ci sono delle tecniche per stare rilassati, altrimenti l'arma, il rinculo dell'arma ci porterà a rimbalzare indietro e ci verrà contro. La stessa cosa è con le armi bianche, ma la stessa cosa è anche a mani nude. Quindi nella Santishi la posizione deve essere rilassata, mano che va a proteggere la parte bassa, che poi in realtà a livello energetico prende l'energia e si intercambia, ok? Mano davanti, non verso l'alto, perché sarebbe non c'è una direzione, perché la nostra mano deve seguire la nostra mente, perché la nostra mente deve essere proiettata in avanti, ok? Non andando verso il su né verso il basso, ma verso il nostro avversario, come per dire fermati. Questa è la posizione corretta. Le gambe non vanno tenute troppo vicine, perché altrimenti sentiremmo ovviamente il peso del nostro corpo sui ginocchi. Che vuol dire? Che dobbiamo stare in una posizione comoda, quindi apertura delle ginocchia all'altezza stessa delle nostre spalle, ok? In questo caso voi non sentite il peso del vostro corpo. E ovviamente deve essere un passo abbastanza ampio, che poi si intercambia. Questo è fondamentale. Da questa posizione partono praticamente tutte le tecniche che fanno parte degli elementi, degli animali e delle forme.
quindi da qui poi potete intercambiare tutto quanto. Questa è la corretta posizione Santiscivo, e dico corretta perché non perché io abbia conoscenza assoluta, ma perché nel corso del tempo ho potuto testare, a causa degli errori di rigidità che poi ovviamente mi hanno permesso di fare dei cambiamenti, che le posizioni che facevo prima in realtà non andavano bene, perché avevo dolori al corpo, mi facevano male le gambe, mi stancavo, mentre in realtà se noi facciamo in questa posizione in teoria dovremmo avere l'energia più forte, quindi quando ci muoviamo dovremmo essere più carichi, cioè dovremmo sentire l'energia che nel nostro corpo sale, non che ci stanchiamo. Quindi in quel caso possiamo capire se la posizione Santisci è fatta correttamente, perché è una posizione che in realtà sembra facile fare, però è molto facile incappare anche degli errori. Questa è la prima apertura. Andando ad affrontare la seconda apertura della posizione Santisci, noi nella prima apertura, quando apriamo e portiamo avanti ovviamente il nostro corpo, ci troviamo con la mano sinistra parallela praticamente con la gamba sinistra, perché nello Xing-Yi la posizione si tiene sempre gamba avanti, mano avanti. Difficilmente troverete questa posizione, non è mai invertita, è sempre messa in questo modo, perché la mano sotto è la mano che nel movimento viene nascosta e colpisce praticamente all'improvviso, è la mano praticamente che non si vede. Nello Xing-Yi colpisce sempre la mano che non si vede. È molto importante questo, perché una intercetta e l'altra colpisce, o se intercetto con questa l'altra colpisco, ad esempio nel movimento dell'aquila. Quindi come vedete ci sono dei movimenti diversi, perché nel Pikuan ad esempio c'è questo, la mano sotto è quella che non si vede e colpisce. Nell'aquila la mano sotto intercetta, quella che non si vede poi è quella che colpisce. Quindi come vedete ci sono dei concetti differenti, ma è sempre quella che non colpisce. È sempre la mano che non si vede quella che poi effettivamente colpisce. Un po' il concetto dell'arte della guerra di Sun Tzu, misterioso come la notte ma potente come il tuono. Quindi quello che non si vede è quello che si deve sentire. Andando avanti nella seconda apertura, dobbiamo capire come poterci ritrovare con il braccio destro e la gamba destra posizionati in avanti, ok? Nella postura Santisci, diciamo invertita a quella che vi ho fatto vedere prima, perché solitamente quando apriamo verso il nostro lato sinistro, che facciamo il passo incrociato e l'apertura, ci ritroviamo automaticamente con la mano sinistra in avanti. E allora tante volte si pensa, allora per aprire con la mano destra dobbiamo fare l'altro lato, no? Faccio questo e apro col destro. Sì, si può fare, ma sempre nel lato sinistro. Come possiamo farlo? Dobbiamo capire che c'è anche un secondo metodo, che non è soltanto un'apertura perché dobbiamo cambiare lato, ma ha anche dei principi diversi. Quindi nel secondo metodo apro guardando sempre il mio orizzonte, guardo l'energia, scendo, voglio andare sempre sul lato sinistro, al momento di questo lato sinistro faccio questo. Parto subito col passo incrociato, guardo in avanti e mi trovo in posizione Santisci, ovviamente con il braccio destro e la gamba destra in avanti. Questo praticamente metodo di apertura ha un principio all'interno, che è quello dell'incrociare subito il passo, ma della torsione. Quindi mi trovo così, quando faccio questa apertura non va fatta l'apertura così e girato in questo modo. Come vedete io sono rimasto sempre sullo stesso punto. È molto importante fare il passo in modo che ci si sposta proprio con il corpo. Vedete? Questo ci permette di avere il concetto di principio di andare avanti anche quando cambiamo passo e facciamo ad esempio un passo incrociato. E facciamo così. Spesso tendiamo a muoverci su noi stessi, quindi questo concetto ci insegna il principio della spirale, ma allo stesso tempo del passo. In realtà è anche un modo per fare una spazzata, se andiamo a vedere praticamente il metodo tecnico, potrebbe arrivare sui colpi ovviamente frontali, io aggancio
attaccando. E non è soltanto per questo. Questo passo ci permette di fare una cosa molto importante. Ora io mi metterò in posizione laterale in modo che voi vedete quello che posso fare. Apro con la seconda apertura, vedete? Immaginate che su un colpo diretto, quindi in una situazione in cui un avversario arriva subito dandoci disturbo con un jab, con un pugno molto leggero che serve da disturbo per poi far entrare quello definitivo, io intercetto e passo subito dall'altra parte. Come vedete, mi permette di fare un cambio di direzione, perché è vero che cammino sempre sulla linea retta, ma non è vietato cambiare direzione, sempre utilizzato lo stesso principio. Questo cambio di direzione ci permette ovviamente di spostarci, colpire e andare a finire ovviamente la situazione, a concluderla. Poi ovviamente la situazione evolve sempre in base ai cambiamenti che fa anche il nostro avversario. Però questo passo ci permette subito, come vedete, un cambio di passo, se qualora ne serva e ne occorra ovviamente l'occasione. Ora, queste sono le due aperture fondamentali dello Singhi di base, quindi ovviamente bisogna studiarle entrambe. Ovviamente se si fa sul nostro lato destro, come vedete, ci ritroveremo con il lato sinistro in questa posizione. È molto importante perché praticamente bisogna studiare tutti e due i lati e ci troviamo a girare un pochino a 360 gradi per capire un pochino come trovarci in una situazione così, in una situazione così, sempre rispettando il principio di sentire poco il peso del corpo ed essere molto più rilassati. Detto questo, cari amici, io spero che ovviamente il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e un commento. Continueremo sempre a parlare della Santi Sci nella prossima video lezione, dove vi spiegherò ovviamente il lavoro che si fa nella posizione Santi Sci per poter cambiare direzione, no? Quindi si fa in questo modo. Vi spiegherò come praticamente è strutturato questo lavoro, che cosa sono questi tipi di colpi, perché la mano deve essere messa in questo modo, come cambia il ritmo, perché poi bisogna cominciare a studiare il ritmo subito, ovviamente, che è una cosa fondamentale. In questo video vi ho fatto vedere soltanto le due aperture, ce n'è una terza che vi farò vedere in un video a parte, perché lì si fa praticamente quando c'è la link in form, quindi è un'apertura un po' più studiata a livello energetico, che poi viene utilizzata solo questa. Ma queste sono fondamentali perché la prima, come dicevo, incrocia ovviamente subito in un attacco dell'avversario, va a stoppare l'attacco e ad attaccare sul suo attacco. La seconda ci permette ovviamente di fare un cambio di direzione allo stesso tempo intercettando. Quindi comunque, come vedete, lo Xinghi è un metodo evasivo, allo stesso tempo impetuoso e forte, che va a stoppare l'attacco sul nascere, proprio come se ci fosse praticamente un'arma che attacca su un attacco di un'altra arma. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciate un like, un commento, come ho detto, così la comunità cresce. Ci vediamo direttamente alla prossima video lezione. Grazie a tutti e un saluto da Malik Patrick.